Ciao ragazzi, ciao a tutti, io sono AD36 Boss e siamo qui oggi con un altro, non possiamo chiamarlo tutorial, ma chiamiamolo un video, diciamo tra virgolette, speciale. È un focus on. Insieme ai miei video di tutorial usciranno in allegato a diversi tutorial, cioè diciamo allegato, però diciamo come approfondimento, questi focus on, che spiegano diverse cose, magari su una canzone o su una tecnica che vi andrò a spiegare. Questo focus on è il primo e non è in alcun modo collegato al tutorial che ho fatto, il primo tutorial Seven Nation Army, che lo trovate sui video del canale, dateci uno sguardo se la volete imparare. Che posso dirvi? Questo focus on vi sarà utile per evitare dolori alle mani, più particolarmente ai tendini del braccio sinistro. Questo è un focus on che vi spiega, oltre a questi esercizi che vi serviranno per comunque anche la mobilità sulla tastiera e l'abilità nel dare avambraccio, eccetera, eccetera, vi spiegherà anche come si accorda la chitarra senza un accordatore elettrico. Adesso la chitarra mia è accordata. E poi però diciamo che penso che la scorderò per spiegarvi come si fa. Dunque, partiamo dagli esercizi per la mobilità sulla chitarra e per evitare la tendinite. Dunque, c'è un esercizio molto semplice che è l'1-3-2-4 e si fa così. Ok? Semplicissimo e poi ripartite. Basta con l'indice e il medio farete prima il primo tasto, poi il terzo, poi, scusatemi, con l'indice e l'anulare, poi col medio e il mignolo farete il secondo e il quarto. Quindi 1, 3, indice e anulare, 2, 4, medio, mignolo. Lo fate sulla prima corda, poi passate alla seconda, stessa cosa. 1, 3, 2, 4 e ancora sulla terza. 1, 3, 2, 4, sulla quarta. 1, 3, 2, 4, sulla quinta. 1, 3, 2, 4 e sulla sesta. 1, 3, 2, 4. Questo vi serve per evitare la tendinite. Fatelo per un paio di minuti, con diciamo 5 ripetizioni. Ogni volta prima di suonare, se prevedete di suonare canzoni particolari che impiegano parecchia mobilità sulla tastiera e se prevedete di suonare per tanto tempo. Ovviamente potete farlo su qualsiasi lunghezza della tastiera. Di solito si preferisce farlo sui tasti, diciamo, chiamiamoli noti, ossia quelli segnati, quindi 1, l'1 che purtroppo non è segnato, il 3, il 5, il 7, il 9, il 12. Qua comincia a diventare difficile farlo sull'acustica, però lo potete fare dovunque, quindi farete così. Scusatemi. Lo potete fare qui. Potete fare anche al contrario. All'inizio diciamo vi confonderete un po' perché comunque non è uno scambio semplice questo, però fidatevi, vi sarà utile. Un esercizio per riuscire nel barré, io vi consiglio di cominciare con la chitarra classica perché comunque le corde sono più morbide e vi permettono di fare meglio il barré. Fate questo. Ok? Con il pollice che dovrà tenere bene la chitarra da dietro il manico, in questo modo, sempre fisso. Farete forza con il pollice da dietro e con l'indice da davanti e sceglietevi un tasto. Sappiate che più andate avanti nei tasti della chitarra, più sarà semplice fare il barré, perché la tensione diminuisce, quindi sicuramente un barré da fare qua,
sarà molto più difficile di un barré da fare qua. Ok? Quindi vi mettete lì e vi fate tutti i tasti. Fate 3 volte per tasto. Vi faranno male i tendini, ma è normale perché comunque stai mettendo sotto sforzo la mano. E non è necessario farlo sempre, fino a che non avrete imparato il barré. Quando avrete imparato a farlo bene, vi verrà semplice. Il barré è utilizzato in molte canzoni. Per la mobilità, potete allenarvi con comunque sempre con degli accordi con il barré. Ad esempio, un bel fa. Vi mettete con il fa. E vi fate. Ok? E vedete quante volte riuscite a farlo. La volta dopo ci riprovate e contate le volte. Vedrete che piano piano migliorerete e riuscirete a farlo per molto più tempo. Anche per una mobilità con gli accordi, diciamo, in barré, lo potete fare con un fa al secondo tasto, che ve l'ho spiegato nel tutorial di Seven Nation Army, e un bel si bemolle, cambiando dal fa al si. Dunque, il fa ve l'ho già spiegato. Il si è come il fa, solo spostato di una corda. Quindi avremo il medio, l'indice a barré sul secondo tasto, il medio sul terzo tasto della quinta corda, il mignolo sul quarto tasto della quarta corda e l'anulare sul quarto tasto della terza corda. Ok? Aspettate che abbasso un po' così vedete anche questa mano. E vi mettete lì e fate un tempo da 4 sul fa e cambiate col si. E fate un tempo da 4 sul si. Questo lo potete fare sia qui che ovviamente lo potete fare qua. Fidatevi che questi esercizi vi saranno parecchio utili, anche perché penso che il prossimo tutorial, vi do un piccolo anticipo, sarà sul ritmo reggae basico. Il ritmo reggae basico prevede solo accordi col barré, perché ve lo anticipo, è questo. Questa è una tecnica già un po' più complessa per, diciamo, chitarristi che già ne sanno qualcosa. E, insomma, questa tecnica è lo stopping, poi ve la spiegherò. Dunque, il focus on è sulla mobilità, si conclude qui. E parte il focus on sull'accordatura della chitarra. Avere una chitarra accordata è molto importante, perché quando andremo a fare canzoni, per esempio, fino a che voi fate un accordo, che una corda è scordata, si può anche non sentire, o meglio, può non essere così evidente. Ma quando noi andremo a fare, vedete, ho posato il plettro, del fingerstyle, per esempio, canzoni come il riff molto conosciuto di Is There Anybody Out There, per esempio, dei Pink Floyd. Scusate. Insomma, si sente comunque una corda è scordata. E avere le corde accordate, inoltre, è molto importante, perché se accordate costantemente la vostra chitarra, date alle corde un, chiamiamolo, grado di tensione, quindi una tensione che è quasi sempre costante, e quindi rischiate di meno che la corda si rovini o addirittura si rompa. Dovete stare attenti ad accordare la chitarra nella giusta tonalità, ok? Che di solito il mi basso è una corda che si scorda molto difficilmente per via del suo spessore, quindi dovete accordarla sempre a partire dal mi basso, ok?
Quindi farete il Mi basso, il La, il Re, il Sol, il Si e il Mi cantino. Dunque, accordarla è molto semplice. Si parte dal Mi basso, la prima corda, premuta al quinto tasto. E poi si suona il La. Come sentite, i due suoni corrispondono perfettamente. Se i due suoni corrispondono, significa che la corda è ben accordata. Ok? Poi si passa alla corda successiva, il La, che sappiamo che è accordato. Mettiamo sempre sul quinto tasto. Vedete il mio cane là dietro? Povera, sta dormendo a sonno. Vabbè, insomma. Mettete l'indice, o insomma usate il dito che volete, sul quinto tasto della seconda corda, il La, e suonate la corda dopo. Ok? Il suono è perfettamente uguale, quindi si sente che è accordata. Dopodiché si passa ad accordare il Sol. Quindi metterete il dito sul Re, sul quinto tasto del Re, la terza corda, e suonerete il Sol. Prima il Re e poi il Sol. Come sentite, anche qui è perfettamente uguale. Dopodiché, per accordare il Si, cambia una cosa. Invece di mettere il dito al quinto tasto, come sentite sembra scordata, ma in realtà non lo è, perché invece di mettere il dito sul quinto tasto, per accordare il Si, la quinta corda, lo metteremo sul quarto tasto. Sul quarto tasto della quarta corda. Poi per accordare il Mi cantino torneremo avanti sul quinto tasto della quinta corda. Mi sa che è scordata. No. Un altro metodo per vedere se è realmente, no, realmente, diciamo se alle vostre orecchie è accordata la chitarra, ma questo è un metodo che si possono permettere di usare non per qualche motivo, ma solo perché hanno più familiarità con i suoni dello strumento e lo strumento in sé, dei chitarristi che già hanno un po' di esperienza, facendo come? Suonando le corde opposte, ossia Mi basso con Mi cantino. Come sentite c'è un bel rapporto. Dopodiché il Si con il La e infine il Sol con il Re. Scusatemi. Come sentite, la chitarra è accordata. Dunque, queste cose qua sopra si chiamano viti. Ok? Questa è la paletta, questa parte qua, questa è la tastiera, questa è la cassa armonica o corpo della chitarra e questa è la buca. Dunque, le viti a cosa servono? Girando una vite, per esempio, se io adesso girassi questa così, alzerei il tono della corda, ve lo faccio sentire, poi però la dovrei riaccordare. Dunque, ve lo faccio sentire. Scusate, vado a prendere la chitarra classica che è scordata, la devo accordare, quindi ve lo faccio sentire con quella. Un secondo, insomma. Rieccomi, adesso vi faccio sentire. Tra la classica e l'acustica non cambia niente, comunque la paletta, le viti, la tastiera, le corde, la cassa armonica e la buca. Dunque, sentite il suono? Se io giro questa, sentite? Adesso la riaccordo, come vi ho fatto vedere prima. Sentite che è troppo alta? Adesso è accordata. Perfetto, ragazzi. Adesso l'ultima cosa che vi vado a spiegare in questo focus on, che già è durato un quarto d'ora, che è tanto, vi spiegherò la corretta posizione della chitarra per riuscire a dare avambraccio quando faremo accordi con il barré. Dunque, adesso mi farò un po' più dietro e abbasso questo qui. Dunque, un momento. Ecco qui, perfetto.
Come potete vedere, molti sbagliano tenendo la chitarra così. Però nel momento in cui voi tenete la chitarra così, avete il braccio attaccato al corpo, vedete? E non riuscite a fare bene il barré. Cioè, sentite la differenza tra un barré fatto con la chitarra così, che non suona bene, e un barré fatto con la chitarra così. Suonano tutte le corde. Dunque, le differenze. Tenendo la chitarra così, non solo non riuscite a dare bene a un braccio per poter fare il barré, ma avete anche il manico della chitarra più basso rispetto alle corde. Ci può stare se dovete fare accordi semplici come un Mi, per esempio. O se dovete fare un semplicissimo giro di Do. Ok? Però se nel momento in cui dovete cominciare a fare una canzone tipo Hotel California, che ha due accordi col barré, ok? Diventa più complicato. Quindi, questa parte della chitarra deve poggiare sulla gamba sinistra e dovete cercare di tenere il manico della chitarra, la tastiera, il più possibile inclinata verso l'alto, quindi verso la vostra testa. Ok? Come vedete, io appoggio il tallone del piede, scusate, ecco qua, sulla gamba della sedia, in modo da fare cosa? Come potete vedere, questa gamba è più alta rispetto a questa, guardate, vedete? Detto così, così si vede bene. Vedete com'è più alta? Perché? Perché così non solo questa parte aderisce bene alla curva della mia coscia, ma il manico della chitarra è molto più in alto. Vedete? Anche così, guardate bene il manico della chitarra. Se io lo tengo nella posizione corretta, guardate, non si vede. Se invece lo metto nell'altra posizione, si vede e scompare la cassa armonica. E invece no, deve essere questo. Perché con questo, adesso vi faccio vedere anche il manico, con questo voi potete fare qualsiasi cosa, a partire dagli accordi semplici, come un semplicissimo giro di Do. Fino a, per esempio, Hotel California. Semplicissimo. Dunque, ragazzi, per questo tutorial, o meglio, per questo focus on è tutto, e ho cercato di spiegarvi anche qualcosa per quanto riguarda la tecnica e non solo per i tutorial. Se avete qualche difficoltà, per esempio, e volete sapere varie cose, come per esempio, che ne so, magari uno si trova in difficoltà con l'1-3-2-4 e vorrebbe sapere un altro esercizio, non vi fate problemi, scrivetemelo sotto nei commenti. A breve aprirò anche la pagina Facebook, credo che lo farò, non è detto, però se la apro vi avverto e voi mi scriverete tutte le cose che volete sapere e tutti i commenti sulla pagina Facebook e anche sotto i video. Se l'aprirò. Se non l'aprirò, continuerete a scrivermi tranquillamente sotto i video e io ogni tanto andrò a spulciare e a vedere quali sono i vostri dubbi, i vostri problemi o anche i vostri desideri. Dunque, ragazzi, per oggi è tutto. Io vi saluto, sono D36 Boss. Passate al mio canale, se il video vi è piaciuto, mettete un mi piace, lasciate un commento qui sotto. E dunque, niente di che, ragazzi. Ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!